Apollo, dio della poesia, si era innamorato perdutamente di una splendida ninfa di nome Daphne, seguace di Diana. Il dio fece tanti tentativi per far convincere la fanciulla a seguire il suo amore, ma i tentativi furono vani. Ad un certo punto il dio non riuscì più a frenare la sua passione e un bel giorno le si avvicinò parlandone e soffiandole quasi il suo alito nel volto. La fanciulla si impaurì maledettamente e a questo punto non le rimase altro che, fuggendo, implorare Diana, sua dea e sua protettrice, di salvare questa fanciulla. A questo punto Apollo è convinto che la fanciulla stia quasi cedendo, ma in realtà la fanciulla era solo impaurita, e quando stende la mano per cercare di accarezzarla sente sotto la sua mano non più la fresca figura di una giovane donna, ma il tronco di un albero. Vede le sue mani che si trasformano in rame e vede anche i suoi capelli che si trasformano in foglie. Apollo rimane deluso perché immediatamente fra le sue mani stringe un alloro, una pianta di alloro. Il dio non si rassegnò a questa soluzione e, per il grande amore che aveva nutrito e continuava ad avere nei confronti della fanciulla, essendo lui il dio della poesia, stabilì che quest'albero di alloro, perché Daphne in greco significa alloro, servisse ad incoronare i poeti e gli uomini di grande importanza. Non a caso rimase la definizione del poeta laureato, perché era circondato da un setto di alloro. Ricordiamo che per chi volesse seguire ancora questa conversazione, raccontare il mito greco-latino, può seguirci attraverso il canale della Tecnica della Scuola.